Benvenuti, bentrovati allo speciale medicina di domenica è sempre domenica. E allora, la scorsa puntata abbiamo finalmente capito che cosa sono le ernie esterne, cioè vale a dire quelle protrusioni che avvengono attraverso determinati siti del nostro corpo e molto più frequentemente abbiamo ribadito che negli uomini questo avviene a livello della piega o della cosiddetta fossa inguinale. Ma non per questo le ernie risparmiano anche le donne, abbiamo le ernie ombelicali. Insomma, l'ernia crurale, abbiamo anche spiegato come potrebbe essere una parte di questo rivestimento interno che si chiama peritoneo e che protegge la cavità addominale e protegge anche gli organi che stanno dentro la cavità addominale, e abbiamo anche detto che un'ansa intestinale potrebbe farsi strada dal luogo dove dovrebbe trovarsi in un luogo dove non dovrebbe trovarsi. Ecco, quando si avverte quel gonfiore, non dobbiamo pensare soltanto che possa essere una patologia infettivologica con un ingrossamento linfonodale. Possiamo anche pensare se questo rigonfiamento dovesse ad un tratto sparire e poi rispuntare, che possa trattarsi di una punta d'ernia. La punta d'ernia non vuol dire non arrivare purtroppo il più delle volte in sala operatoria per sottoporsi ad intervento chirurgico e quindi a protesi ed evitare, insomma, le complicanze legate alle ernie esterne. Quindi non fare sforzi particolari, perché anche gli accessi della tosse potrebbero causarne poi un'erniazione più vistosa e a quel punto possiamo dirlo anche pericolosa. Abbiamo spiegato che esiste anche un altro tipo di ernia, ma è un'ernia secondaria, probabilmente dovuta per caratteristiche genetiche dei soggetti, ma anche per predisposizione data dall'assità di tessuto, che si chiama laparocele. Il laparocele può venire fuori anche quando una suturazione post intervento chirurgico non sia avvenuta correttamente o quantomeno non ci sia stato un apporto nutritivo adeguato affinché questa complicanza potesse essere scongiurata. Ovviamente intasamento, ovviamente infiammazione, ovviamente ci sono le complicanze, per cui diciamo che adesso con la chirurgia, che prevede anche una dimissione in day hospital lo stesso giorno, ma mi riferisco non alle ernie secondarie, ma alle ernie esterne che solitamente purtroppo si verificano anche nei giovani adulti. E questo perché? Perché abbiamo spiegato che a livello di questo canale passa il funicolo spermatico e nei maschi in questo spazio purtroppo si fa strada spesso l'epiplon, che sarebbe questa parte, insomma, che abbiamo spiegato come membrana di rivestimento e protezione, oppure anche un'ansa intestinale. Stiamo attenti, parliamo con i nostri figli, nel maschio non c'è soltanto il problema dell'ernia, ma c'è anche il problema del varicocele, e se una volta il varicocele veniva scoperto durante la visita militare, adesso che la visita militare non ci sta più, ovviamente molti ragazzi crescono senza parlare di questo disagio, di questo ingrossamento a livello testicolare dovuto proprio ad un rigonfiamento di tipo basale, che può dare poi nel futuro purtroppo problemi di infertilità. Quindi comunicazione, quindi prevenzione, parliamo sempre con i nostri figli, i figli speriamo parlino sempre con i genitori, non perdiamo questo bellissimo contatto che è alla base di tantissime cose che si possono risolvere o quantomeno prevenire, cioè arrestarle già da lì dove stanno per nascere. Bene, vi presento subito i miei ospiti studio, con me oggi il dottore Mario Cutrò, neurologo, e accanto al dottore Mario Cutrò il dottore Paolo Minacori, farmacista. Benvenuti. E Buonasera. allora, dottore Cutrò, un argomento molto interessante che esiste forse, parliamo nel 5000 a.C., già si era un po' studiata questa patologia, però è una patologia che purtroppo fra le malattie neurodegenerative diciamo che è al secondo posto, quindi abbastanza grave, Esatto. eh? È abbastanza grave, colpisce soprattutto l'anziano, ma adesso lei ci dirà chi in realtà viene più frequentemente colpito, e parliamo del morbo di Parkinson. Però prima di parlare del Parkinson vorrei farle una domanda: ma la dopamina che cos'è? La dopamina è un neurotrasmettitore che è implicato nella malattia, in questa malattia degenerativa. Questa è una malattia appunto degenerativa, la seconda, come dicevi tu, nella per diffusione fra le malattie degenerative del sistema nervoso centrale, è seconda solo alle demenze atrofiche.
ha un tasso di prevalenza fra i 150 e i 200 casi per 100.000 abitanti, quindi è una malattia discretamente frequente per essere una malattia degenerativa. Per avere un'idea più pratica, si deve sapere che per esempio in uno studio ben avviato di un neurologo se ne vedono circa ogni anno 5-8 casi nuovi di malattia, a fronte per esempio della SLA che se ne vede una all'anno, una ogni 2 anni, per avere appunto un'idea di come sia frequente. Parliamo della sclerosi laterale amiotrofica, esatto. Insomma, ricordiamo un po' della la dicitura così. Sclerosi laterale amiotrofica. È una malattia che appartiene al sistema extrapiramidale cosiddetto, che è un sistema che controlla i movimenti involontari associati a quelli volontari e il tono muscolare. Noi sappiamo infatti che quando stiamo compiendo un atto volontario, un movimento involontario, ci sono tanti altri piccoli e magari che non saltano all'occhio dei movimenti involontari associati che permettono l'armonia e la misura di quello volontario. Ora, il sistema extrapiramidale controlla tutti questo tipo di aggiustamenti e di modulazioni che accompagnano il movimento volontario. E qui entra in gioco il movimento volontario è invece sotto la appannaggio del sistema piramidale. Il sistema piramidale è la via motoria che parte dalla circonvoluzione precentrale, dove sono situate le grandi cellule piramidali di Betz, da cui prende il nome, e governa tutti i movimenti volontari. Dottore Cutolo, aspetti, che io interrompo sempre durante le nostre conversazioni medico-scientifiche proprio per insomma, dare una visione sempre più palpabile insomma, per chi ascolta e non è addetto ai lavori. E allora, ritornando un attimo alla dopamina, lei parla di questo sistema centrale, piramidale, extrapiramidale, eccetera. La dopamina lì che ruolo ha nel caso appunto del morbo di Parkinson? Allora, il ruolo della dopamina è questo, è il mediatore chimico delle cellule, dei neuroni, della substanza nigra, che è un nucleo del grigio, diciamo, anche se pigmentato in questo caso, che è nel mesencefalo, da cui parte una delle vie dopaminergiche, la via nigrostriatale, che praticamente è quella che controlla i movimenti involontari e associati di cui abbiamo parlato, esatto, accennando perché la malattia. Questa via nigrostriatale ha come mediatore chimico la dopamina. E questa sostanza è praticamente quando comincia la malattia degenerativa, quando lo spopolamento cellulare raggiunge il percentuale intorno al 70%, comincia ad essere a livello del bersaglio, cioè dei nuclei del corpo striato, è molto deficitaria e per cui si comincia a vedere una defaianza di queste funzioni che controlla e dal punto di vista clinico si ha la comparsa dei sintomi della malattia. Anche perché, dottore, la dopamina non è che sia soltanto un neurotrasmettitore a livello centrale, non anche un neuroormone. Soltanto un neurotrasmettitore è una sostanza che fa parte delle catecolamine simpatico-mimetiche, capito? E che svolgono alcune azioni biologiche particolari che a livello dei vari organi. Sì, per esempio a livello ipotalamico interviene la dopamina per inibire la produzione di prolattina, per esempio. Esatto, ecco, questa è una delle funzioni che io ricordo. A livello ipotalamico e ipofisario che regolano la secrezione di prolattina e infatti per controllare
l'iperprolattinemia degli adenomi ipofisari si usa il Dostinex, che è un dopamino agonista. Esatto. E allora, dottore Cutro, parliamo un attimino di questa malattia chiamata morbo di Parkinson. Morbo di Parkinson. Prende il nome, mi pare, di un medico. È una vecchia malattia degenerativa che fu descritta per la prima volta in maniera anche esauriente da un medico inglese, James Parkinson, niente meno che 200 anni fa, esattamente nel 1817, in un saggio che lo intitolò in Essay on the Shaking Palsy, cioè un saggio sulla paralisi agitante. Lui la chiamò questa malattia paralisi agitante. Sembra un controsenso, paralisi agitante. Ecco, sembra un controsenso, però dice, riassume così chiaramente qual è l'aspetto del paziente. Il paziente ha fra i sintomi fondamentali della malattia la rigidità, la bradicinesia e il tremore, quindi la rigidità. Cos'è la bradicinesia, dottore Cutro? La bradicinesia significa letteralmente povertà dei movimenti, capito? Rallentamento o povertà dei movimenti. E quindi l'aspetto del paziente è quello di uno che si muove poco, quindi paralisi, agitante, perché nella malattia c'è il sintomo tremore. Esatto. Che è un tremore a grosse scosse che simula il contare delle monete. Esatto. Dottore Cutro, ma questi sono i soggetti che cercano di intraprendere una marcia nel passo e a un certo punto si bloccano? Questo è un altro dei sintomi, dei sintomi del morbo di Parkinson, che traduce la dissociazione del movimento volontario da quello volontario. E praticamente succede questo, che durante la marcia ci sono una serie di, c'è un tono muscolare di base degli arti, man mano che il paziente cammina, compie una serie di movimenti associati, tipo il pendolio degli arti, il sollevamento del piede da terra in una certa misura, per cui la marcia diviene nel complesso un movimento armonioso e sequenziale. Quando succede una defaianza del sistema extrapiramidale e in particolare della via nigrostriatale, questi movimenti vengono dissociati, per cui il paziente, essendo ipertonico, già sta con i piedi per terra, li solleva poco, quindi la marcia è strisciante, l'ampiezza dei movimenti è diminuita, quindi cammina a piccoli passi e manca anche l'armonia e la modulazione della sequenzialità, per cui spesso ha la marcia che si chiama festinante. Festinante significa che accelera all'improvviso. Sì, sì. E poi si può bloccare all'improvviso, come suggerivi tu ora nella domanda, alcune volte, per esempio, quando deve attraversare una porta, uno spazio stretto, così, venendosi a realizzare quel fenomeno che si chiama freezing, cioè congelamento significa, perché in questo caso l'attraversare, per esempio, un ostacolo è come se fosse un impegno, e anche la mente, siccome si scollega pure da questo movimento, da questa complessa situazione di progettazione, esecuzione e realizzazione del movimento, avviene questo freezing, questo blocco, perché le cose, perché le tre componenti sono tutte scollegate. Ecco, ma è una sensazione bruttissima. Un altro esempio, volevo dire un altro esempio di questo scollegamento fra il movimento volontario e i movimenti associati è la instabilità posturale e la perdita dell'equilibrio e le relative cadute che poi complicano nelle fasi più avanzate
e determinano anche un'influenza sulla prognosi della malattia. Aspetti, dottore Cutrò, io chiedevo, è una sensazione angosciosa da parte del paziente? È consapevole di quello che avviene? Visto è che... consapevole, sì, 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 è consapevole. Consapevole. Quindi è consapevole. Lui vuole emanare un comando che in realtà James ha una Parkinson risposta differente. Nel suo saggio, le ultime parole che ha scritto sono: i sensi e l'intelletto non sono compromessi, capito? In realtà questo è in parte vero, perché poi sappiamo che un certo numero di pazienti parkinsoniani alla demenza, ecco, arrivato a un certo punto associano pure l'Alzheimer, insomma, la demenza, quella più conosciuta. Nella sintomatologia c'entra pure la demenza, perché la degenerazione si è allargata ad altri sistemi. Dottore Cutrò, ma colpisce il morbo di Parkinson tutte le etnie o tutte le età, o è più frequente nella terza età? Allora, il morbo di Parkinson è più frequente nelle popolazioni caucasiche, nel mondo occidentale in genere, è molto meno frequente in quelle africane. Capito? E non c'è una spiegazione per non questo? La spiegazione probabilmente sta in una combinazione genetica e ambientale. Ecco. Capito? Perché e allora... il fatto della genetica c'entra, per esempio, c'è una comunità che vive a Bombay in India, che è molto soggetta al morbo di Parkinson, è una comunità molto chiusa, che per cui i matrimoni avvengono sempre all'interno di questo gruppo chiuso di etnia, e quindi questo fa pensare che ci sia un problema di tipo genetico soprattutto. Probabilmente. La malattia di Parkinson per la maggior parte dei casi è sporadica, capito? Sporadica, quindi non ha un'ereditarietà, però in alcune famiglie c'è una tendenza ereditaria. Da che cosa si vede questo? Se tu intervisti 100 persone che sono affette da malattia di Parkinson, 20 di loro ti dicono che hanno un parente affetto dalla stessa malattia, hanno avuto un parente affetto dalla stessa malattia. Se tu intervisti 100 persone della stessa età che non hanno la malattia, ti dicono che solo in 5 ti dicono di aver avuto un parente con la stessa malattia o di averlo. Allora, capito? Quindi ci sarà, quindi sicuramente, in alcune famiglie, certo, c'è una tendenza ereditaria. Alcune forme ereditarie in realtà sono state identificate per bene, e è stata codificata anche il modo della trasmissione. E c'è per esempio una grossa famiglia di Condursi in Campania, che è affetta da una mutazione genica che riguarda la proteina alfa-sinucleina, che è quella che si trova depositata nei neuroni della substanza nigra, e si vede poi all'esame istologico autoptico come corpi ialini, che si trasmette in maniera autosomica dominante. Cioè, autosomica dominante riguarda questa famiglia di Condursi. Dottore Cutrò, aspetti, io la devo bloccare ogni tanto, perché ci sono dei passaggi che hanno una risposta magari di non comprensione da parte che ci ascolta. Autosomica dominante già vuol dire che se ce l'ha il genitore la trasmette ai figli. E anche se ce l'ha uno solo dei genitori, infatti, la trasmette al figlio. È grave questa cosa, gravissima. È gravissima. E interessa questa famiglia della Campania, di Condursi, e alcune famiglie greche, mentre un'altra mutazione che riguarda il gene Parkina 1 interessa alcune famiglie un po' sparse un po' in tutta Europa. Ecco, allora... Va bene? Ed è autosomica recessiva. Ah, questa è recessiva. Queste forme ereditarie hanno una peculiarità di avere un esordio giovanile, spesso sotto i 45 anni, e di avere un decorso
più breve di quella idiopatica, sporadica, normale, quella comune, più frequente. La ma forma può colpire, comune. Può colpire anche un ragazzo di 21 anni, in fondo c'è stata anche un'esperienza di un attore, quello che interpretò Ritorno al futuro, affetto da parkinsonismo già nell'età di 30 anni, insomma, molto giovane, sono è casi rari. È possibile, questa qua è possibile, qualcuno si vede anche in età, io... Diciamo ne ho visti anche sui 35 anni, proprio di sotto i 30 anni no, però le statistiche dicono che la maggior parte, considerate nell'assieme, cioè forme ereditarie sporadiche, si collocano intorno ai 58 anni, 10 più 10 meno, più o meno 10 anni. Però agli estremi si arriva da 20 anni fino a 85, così. Capito? Quindi sì. Questi casi realmente ci sono. Esistono. Dottore Cutrò, ascolti. Poi c'è un altro discorso che può influenzare questo dell'età, che siccome la diagnosi del morbo di Parkinson è una diagnosi che diviene sicura solo con l'esame autoptico. Cioè vale, vale a dire... quando il soggetto muore, si vanno a dimostrare queste lesioni neuropatologiche di cui abbiamo parlato, cioè i corpi, lo spopolamento e la presenza dei corpi di Lewy sulla substanzia nigra. E praticamente stavo dicendo che su 100 persone che apparentemente affette da malattia di Parkinson idiopatica pura, originale, all'esame autoptico solo in 75 è confermata la diagnosi, negli altri 25 sono stati rilevati, gli altri 25 erano in realtà affetti da altre sindromi parkinsoniane, comprese quelle post-encefalitiche. Ecco, quindi già c'è un legame, ci sono sindromi probabilmente con problemi post-encefalite, cioè a seguito di infezione del sistema nervoso. Sì, aspetti, dottor Cutrò, lei corre, ma è interessante quello che dice, vogliamo sapere più cose in un tempo utile. E allora, per esempio, è relativo a questo discorso, io volevo dire, nel caso di Muhammad Ali, per esempio, no? Lei che è un neurologo, i pugni che ha preso, perché lui era un questa campione di pugilato. Questa è annoverata fra una causa di parkinsonismi secondari dovuti a traumi cranici ripetuti nel tempo. E il parkinsonismo quindi dei pugili è descritto benissimo. Ci sono numerosi casi, fra cui quello più famoso è di Muhammad Ali, il Cassius Clay, parlavo proprio di lui, di parkinsonismo dei pugili dovuto ai traumi cranici ripetuti durante i combattimenti sul ring. Dottore Cutrò, secondo lei il Parkinson è una malattia sensibilizzata? Noi in Italia abbiamo avuto Bruno Lauzi che ha fatto tanto per questa malattia di cui era affetto, ma in Italia c'è una buona sensibilizzazione? E poi le volevo chiedere, si può fare prevenzione di morbo di Parkinson? Allora, io rispondo così, il morbo di Parkinson, a differenza delle altre malattie degenerative, compresa la demenza, il morbo di Alzheimer, è forse l'unica malattia che ha una terapia farmacologica valida, che permette l'allungamento dell'aspettativa di vita, di raddoppiarla addirittura, e di ritardare l'inizio della disabilità per molto tempo. Capito? Ah, questo è importante. Questo già, quindi, sul morbo di Parkinson già è stato fatto tanto dall'ingegneria biochimica. L'ingegneria biochimica ha permesso di superare molte difficoltà di ordine tecnico sull'utilizzo per l'utilizzo della terapia sostitutiva, parliamo della levodopa. La levodopa, che è una sostanza che deriva dalla fenilalanina e poi dalla tirosina e per ulteriore idrossilazione diventa levodopa e per ulteriore insomma ancora cose dopamina. Difficilissime. Questa vi dico, vi accenno queste cose che sono interessanti, so, che sono difficile. Il supporto poi della terapia.
Questa perché si dà la levodopa e non la dopamina? Perché la dopamina non passa la barriera ematoencefalica, quindi si è dovuto ripiegare sul suo precursore. Questo è importante, effettivamente. Ora, questo precursore, se io do levodopa sola, viene immediatamente distrutta, metabolizzata nel sangue da un enzima che è la dopa decarbossilasi. E noi questo non lo dobbiamo decarbossilasi. Questo è stato impedito dagli ingegneri chimici con la sintesi di un enzima, di una sostanza, no di un enzima, di una sostanza o di due sostanze, le più famose sono due, che inibiscono questo enzima che distruggeva la levodopa immediatamente, che sono la carbidopa che è associata al sinemet e la benzerazide che è associata al madopar. In questo caso ne passa una quantità importante al di là della membrana della barriera. Questo è un tecnicismo però poi che è un po' difficile da comprendere, dottore Cutro, questo è molto difficile, però è bene comprendere che appunto, come ha detto lei, la biochimica ingegneristica, insomma, dal punto di vista scientifico ha fatto dei passi avanti, adesso moltissimi c'è la passi cura avanti del nuovo di Parkinson. Però io le volevo chiedere la una terapia cosa. Lo sai qual è il problema reale? Che non c'è una cura definitiva, nel senso che penso che intendi tu di arrestare la malattia, sì. Perché non si riesce ad arrestare la degenerazione, cioè lo spopolamento della sostanza che si nera, accumula, capito? A livello per sì. cui arrivato a un certo punto questi neuroni spariscono e noi sappiamo che quando nascono sono quelle e non si rigenerano più. Se queste io cellule. Non ho il bersaglio farmacologico dove va a agire il farmaco, non posso neanche curarlo, capito? Certo, certo. Quindi la terapia teoricamente dovrebbe, la terapia eziologica che condurrebbe alla guarigione dovrebbe agire sul meccanismo che fa morire le cellule della sostanza. E vabbè, ci arriveremo, dottore Cutro, la scienza medica però va avanti. Però già è stato fatto tanto, perché con questa terapia, diciamo, sostitutiva oppure di stimolazione diretta, c'è un'aspettativa di vita più lunga e senza troppe complicanze. E il ritardo della comparsa della grave disabilità che e porta alla malattia di Parkinson. Un'ultima domanda, dottore Cutro, quanto viene sottovalutata la malattia di Parkinson, visto che lei parlava di una terza età dove è più frequente, no? L'insorgenza del morbo di Parkinson, perché chi trema, come ha detto lei, ha quella sorta di movimento a mo' di toccare monete, di contare soldi. Così, ecco, potrebbe essere un gesto dell'anziano che viene sottovalutato, no? Un tremore dell'età, delle disabilità articolari. Ascolta, generalmente quando il paziente arriva dal neurologo è già sintomatico. E non si può evitare questo? È già sintomatico, il neurologo lo conosce appena si affaccia alla porta dello studio. Lo capisce lo immediatamente. Capito, un neurologo esperiente che c'ha. E come prevenzione, cosa possiamo consigliare a chi ci ascolta? Come prevenzione non c'è nessuna prevenzione, perché a tutt'oggi non esistono farmaci di cui è provata la neuroprotezione. Però, e sarebbe quella che la prevenzione si può fare sul fatto genetico, dottore Cutro, lei ha parlato che ci può essere una familiarità, no? Nel morbo di Parkinson. Quindi nel racconto che qualcuno della famiglia. Questo si può fare, però. Si può fare tenendo conto dei problemi etici, certo, capito? Perché non è che è una malattia di per sé è mortale in giovane età, per cui dici, io che appartengo a questa famiglia di condursi che so che di avere di sicuro il morbo di Parkinson a 40 anni, allora non procreo. È una cosa che sta sulla bilancia, pesa. È un consiglio che possiamo così sentire di dare a chi ci sta ascoltando e a chi è affetto soprattutto da questa malattia, che sicuramente è invalidante anche psicologicamente, perché vedersi così impedito, così in difficoltà. Ma una cosa le volevo chiedere, colpisce il sesso maschile più del sesso femminile? C'è una leggerissima prevalenza per il sesso maschile in genere, ma non è proprio significativa. Alcuni la danno, alcune statistiche alla pari, altri al massimo
rapporto 3-2. Allora, un consiglio a chi è affetto da morbo di Parkinson e magari ci sta ascoltando. Ma il consiglio è di farsi seguire da specialisti competenti, da centri competenti che ora sono abbastanza diffusi, in maniera di ottimizzare le terapie, le armi di cui siamo in possesso, che sono di vario tipo, farmacologico, fisioterapico e anche chirurgico, perché non dimentichiamo che nei casi disperati, con le spalle al muro, specialmente di soggetti giovani, c'è la stimolazione cerebrale profonda sul nucleo subtalamico di Lewis, che porta a miglioramenti davvero importanti e miracolosi. Questo è importante. Capito? E quindi ci sentiamo di dire questo. Grazie dottore Cutrò, è stato abbastanza chiaro. È difficile seguire voi neurologi, è molto complicato. Eh sì, effettivamente la struttura cerebrale, il nostro centrale è una galleria infinita di grandi parolone. Volevo suggerire, scusami un attimo, volevo suggerire a chi ancora non l'ha visto di vedere il film di Penny Marshall, Risvegli, con Robin Williams, sì, che racconta la prima sperimentazione della levodopa che ha cambiato la storia del malato di Parkinson. È molto bello. Cercate. Grazie di questo consiglio. È un film del 1990 di Penny Marshall, Risvegli, si dice. Grazie dottore Cutrò, grazie del consiglio e grazie di queste informazioni scientifiche che ci ha dato. E allora, dottore Paolo Minacori, farmacista, quindi io adesso con lei tratto un argomento che poi alla fine vediamo in qualche modo potrebbe anche essere ricollegato a quello di cui abbiamo parlato, ma quel che mi interessa sapere oggi è parlare di un qualcosa che dall'euforia siamo passati alla terapia. Di che cosa parliamo e da quanto tempo viene utilizzata come fonte terapeutica? Parliamo della cannabis, sì, che è una pianta conosciuta da tantissimi anni. I primi ritrovamenti sono di 20.000 anni fa, quindi parliamo di paleobotanica. Alcune mummie dell'Europa orientale, precisamente per una ragazza trentenne, è stata trovata nel suo sarcofago. Questa ragazza, hanno fatto una risonanza, hanno trovato delle metastasi ossee, era morta di cancro e accanto alla sua mummia c'era un vaso con della cannabis. Quindi si utilizzava già 20.000 anni fa per sedare il dolore, diciamo, da cancro, il dolore tumorale. La cannabis poi è stata utilizzata, diciamo, da 20.000 anni fa fino alla fine dell'Ottocento in maniera parecchio frequente, è di origine probabilmente asiatica, dell'Asia centrale, e il suo uso si è drasticamente ridotto quando all'inizio del Novecento sono stati scoperti gli oppiacei. La cannabis era sì somministrata sotto forma di distillazione secca, quindi fumata, ma anche sotto forma di tinture, c'erano dei farmaci. Però la difficoltà del dosaggio fu soppiantato dagli oppiacei molto più attivi. Immaginiamo che l'Italia era la seconda produttrice di cannabis del mondo, non della cannabis che conteneva i principi attivi che hanno, sì, azione farmacologica, ma era utilizzata per uso tessile, per uso industriale. Comunque la cannabis fino al Novecento, prima del Novecento, veniva utilizzata in quasi tutto il mondo come farmaco. Poi, dicevo, con l'avvento degli oppiacei il suo uso si è parecchio ridotto. Negli anni 60, è ritornata l'interesse per la cannabis. Un medico di origine bulgara, ma ebreo, Rafael Meshulam, scoprì il principio attivo più importante della cannabis, che si chiama tetraidrocannabinolo. Siglato, come lo conoscono tutti, come THC. Sì. Non solo lo scoprì, ma contestualmente lo sintetizzò in laboratorio, addirittura in una forma leggermente più attiva. Ma lei è cosciente del fatto che noi queste cose in realtà non le sappiamo? Perché noi di cannabis ne sentiamo parlare solo per usi, insomma, per usi ricreativi. Esattamente. Ma dal punto di vista terapeutico, lei sta dicendo che già negli anni 60 si usava, dal punto di vista scientifico-terapeutico parlo io. Sì, sì. Però in realtà noi di questo non è che ne sapessimo tanto. Se ne sa davvero poco, e devo dire che da alcuni anni, esattamente dagli anni 90, grazie all'Olanda,
L'Olanda ha finanziato degli studi farmacologici molto importanti sulla cannabis, ma anche in Canada e negli Stati Uniti. Paradossalmente sono più noti gli studi sugli effetti collaterali della cannabis per uso ludico, ricreativo. Ovviamente. Però con il miglioramento delle tecniche, soprattutto di biologia molecolare, la cannabis è stata parecchio studiata, perché effettivamente l'azione farmacologica è, devo dire, gigantesca, enorme, sotto vari aspetti. Ma vogliamo parlare un attimo di questa azione farmacologica? Dove e come agisce la cannabis? Ecco, la cannabis ha seguito, nei suoi principi attivi, un percorso inverso da quello che per esempio ha seguito la dopamina. È stata scoperta la dopamina come neurotrasmettitore, neuromodulatore, e si è andato a cercare un sistema dopaminergico, cioè un qualche cosa, una sorta di metropolitana che trasportasse questa dopamina dalla substanza enica, dicevamo, al sistema, sì, al corpo striato. Sì. E questo grande canale di trasmissione, mediato da una sostanza chimica, ci ha fatto scoprire il sistema dopaminergico, ma siamo partiti dal principio attivo. Invece con la cannabis è successo il contrario, è stato isolato il THC, il tetraidrocannabinolo, cannabinolo, e si sono studiate le sue azioni e quindi è stato ipotizzato un sistema cannabinoide. Quindi abbiamo un fitocannabinoide, agisce da qualche parte e ci sarà un sistema fitocannabinoide. Ed effettivamente è stato trovato, perché è stato marcato, il THC è stato marcato dal punto di vista radioattivo, sì, si fa così la ricerca, questo farino radioattivo che fa, che con le sue lucine va a collegarsi ad una cellula in un sistema che si chiama recettore, una specie di serratura, sì. La chiave entra nella serratura, la gira e la cellula risponde in qualche modo. Quindi dalla sostanza vegetale si è scoperto un sistema che risponde. Al che cosa ha fatto il ricercatore? Ma se ci sarà un sistema endocannabinoide, ci saranno degli endocannabinoidi endogeni, naturali, ed effettivamente... Come del resto le endorfine per quel che riguarda gli opiacei, ovviamente. Esatto. E sono state scoperte delle sostanze che hanno questa funzione, diciamo, cannabinoide simile, chiamati endocannabinoidi, che sono molto interessanti perché? Perché la funzione del sistema endocannabinoide è una funzione di regolazione. A differenza, per esempio, degli oppiacei, che hanno una funzione potente, forte, energica, nel interagire bloccando determinate cose a livello pre- e post-sinaptico, quindi a livello delle terminazioni nervose, ricordo che noi funzioniamo come delle macchine chimico-elettriche, cioè le cellule, tutto il nostro organismo funziona perché o c'è un impulso chimico o c'è un impulso elettrico. Ovviamente, siamo un dipolo noi, effettivamente l'elettrocardiogramma lo dimostra perfettamente. Esattamente. Dal punto di vista della trasmissione chimica, questi messaggeri, che sono tanti nel nostro corpo, il sistema endocannabinoide è molto diffuso a livello del sistema nervoso centrale, alla base del cervello e nel cervelletto, a livello del sistema nervoso periferico, a livello del sistema immunitario, ma anche negli organi riproduttivi, nel cuore, nella milza e così via. Due... E cosa fa, dottore Minacoli? E allora, cosa come fa? Dicevo prima, questo sistema, sono stati individuati tanti recettori endocannabinoidi, due in particolare, che si chiamano CB1 e CB2. Il CB1 è soprattutto a livello centrale, per esempio anche in molti nuclei motori, nella base del cervello, il CB2 è nella parte periferica, soprattutto anche a livello del sistema immunitario. Questi recettori che si trovano a livello post-sinaptico, cioè diciamo a valle del sistema di trasmissione, hanno una funzione regolatrice, cioè cercano di regolare le funzioni eccessive quando la trasmissione presinaptica, cioè quando l'impulso è troppo forte. Di porre un filtro, benissimo dice il dottore. Cosa succede per esempio nel caso dei problemi della spasticità? Perché per esempio la cannabis si è utilizzata molto per cercare di migliorare il fenomeno spastico associato anche a dolore. Questa forte spasticità, questo forte tono muscolare, questa forte afferenza di natura nervosa viene modulata dal sistema endocannabinoide, fisiologicamente. Se noi lo potenziamo con il tetraidrocannabinolo o con il cannabidiolo, l'altro principio attivo della cannabis, sì, importante, questo sistema viene modulato, quindi migliora per esempio la spasticità nel malato di SLA, ma anche nel malato di sclerosi. Ma lei ne sta parlando con un grande convincimento, anche perché è uno studioso, è un farmacista, quindi conosce le molecole chimiche e i meccanismi che ci stanno alla base, no? Della chimica di una molecola, di una sostanza. Ma c'è tanto scetticismo attorno all'utilizzazione terapeutica della cannabis. Io non so se a questo punto dipenda da una cattiva informazione o dal fatto che
ci sia soltanto scetticismo, perché noi ne stiamo parlando come un fatto attuabile, praticabile, terapeuticamente, miglioramento, lenire il dolore, associarlo alla terapia chemioterapica, associarlo del resto in ospedale, ecco perché poi con lei voglio parlare di quello che è l'utilizzazione della cannabis nel territorio, perché a livello ospedaliero ne abbiamo già parlato, insomma, con lì dove ci stanno le cure di fine vita, l'utilizzazione, cioè ci devono essere delle motivazioni forti, grandi, importanti. Ecco, cosa c'è attorno alla cannabis secondo lei? Ma intanto la cannabis e i suoi principi attivi non sono brevettabili, perché comunque è una pianta di un vasto uso, consumo e anche dal punto di vista storico ormai sulla quale sono stati fatti circa 10.000 studi. Se non è brevettabile non c'è interesse da grande industria farmaceutica. Ci sono per la verità due o tre farmaci che sono stati brevettati, ma cosa hanno fatto? Hanno soltanto ed esclusivamente tirato fuori il THC, tra l'altro utilizzando quello sintetico. Non vi sono dubbi, ripeto, da centinaia di studi scientifici, che l'effetto della cannabis è ottenuto dal cosiddetto effetto entourage, cioè non solo dal tetraidrocannabinolo, cannabidiolo, tetraidrocannabiverina, cannabigerolo, ma da tutti i terpeni, che è un pattern di circa 150 principi attivi, ma anche alcaloidi e flavonoidi, cioè tutto l'insieme sinergico di questa pianta che dà un effetto terapeutico. Allora è impossibile brevettare un contesto così complesso. Ecco perché sì, è vero che ci sono 10.000 studi osservazionali, ma studi realmente clinici, sperimentali, su un numero significativo di pazienti non ne sono stati fatti. Ancora non a c'è questo stato punto fatto però qualcuno però arruolando pochi arruolando pazienti, pochi, quindi statisticamente non significativo. Non significativo. Esatto. Allora qui subentra però il medico secondo il suo grande principio di scienza e coscienza. Il medico studia, osserva, vede quanto effettivamente quanta risposta terapeutica c'è dal punto di vista clinico e prescrive la cannabis. Il fatto stesso che la prescrivano gli ospedali, prima di tutto, quindi i medici ospedalieri e dopo anche i medici del territorio, i medici di famiglia. Già lo fanno i medici del territorio? Assolutamente. Domanda. Sì. Domanda. Allora, ho parlato con alcuni familiari di chi è affetto da morbo di Parkinson e i medici hanno detto no sulla cannabis, per esempio. Ecco, non è autorizzata. Così. Ecco, non è autorizzata. Attenzione, non è autorizzata. Parliamo. Vuol dire, allora, cosa vuol dire non è autorizzata? Non esistono farmaci industriali per i quali è stata sostanzialmente autorizzata la molecola o il principio attivo. Ma abbiamo detto che la cannabis funziona nel suo contesto sinergico, il suo effetto entourage. Però ci sono degli studi. Allora cosa fa il medico, il neurologo? Comunque recluta pazienti, prova la cannabis. Quando vede che la famosa triade del Parkinson, almeno sicuramente nella cinesia e nel tremore, sono grandi miglioramenti, evidentemente continua a fare questa terapia. Certo. Vanno reclutati i pazienti, il medico la prescrive off-label, cioè non essendoci un'indicazione terapeutica, lui cosa fa? Fa sua una norma di legge, che è sostanzialmente la legge 94-98, la può prescrivere con il consenso formato. Famiglia. Ma figuriamoci se il paziente non dà il consenso davanti a una prova, che non è sicuramente una prova dove c'è la paura del grande effetto collaterale, perché attenzione, la cannabis ha forti effetti collaterali quando la si fuma, cioè c'è questa somministrazione di principio attivo importante subito, ma le forme farmaceutiche della cannabis terapeutica sono molto molto dolci, sono delle forme che consentono un lento assorbimento e praticamente... E in quali forme la conosciamo per uso terapeutico? E allora, per uso terapeutico si utilizzano oggi con grandi risultati l'estrazione in olio e le capsule attraverso un processo particolare di, si dice, decarbossilazione. Cerco di essere molto semplice per i nostri ascoltatori. Il principio attivo della cannabis come tale non è attivo, deve essere riscaldato a più di 100 gradi, ecco perché fumandola ci vuole una macchinetta, infatti molti, esatto. Deve essere ci vuole una macchinetta particolare per portarlo a questa temperatura? Questo sì, quando si utilizza come distillazione secca, come se la si fumasse con una specie di apparecchio per aerosol. Sì. Però, quando si fa la forma farmaceutica o in olio o in capsule, il farmacista prima la mette in stufa per un certo periodo di tempo e ottiene la decarbossilazione, cioè la attiva, sì. Dopodiché la prende, per esempio nel caso della capsula, la mettiamo all'interno di una capsula. Nella capsula mettiamo dell'olio di cocco affinché quando questa capsula si disgrega, si scioglie nell'intestino,
non nello stomaco, adesso spieghiamo il perché, sì. Questo olio di cocco ne facilita l'assorbimento. Quindi cannabis decarbossilata, micronizzata, aggiunta all'olio di cocco, messa dentro una capsula. Questa capsula la rivestiamo per renderla gastroresistente. Ecco perché, dove sta il discorso. Perché se la cannabis, se il principio attivo non deve essere acido, non deve sciogliersi nello stomaco. Ovviamente. Come sappiamo c'è un pH molto basso, c'è molta acidità. Quindi facciamo passare indenne lo stomaco, il duodeno arriva nell'intestino, lì la capsula comincia a sciogliersi, assieme all'olio di cocco viene assorbita questa infiorescenza micronizzata, attenzione, se no non si assorbe. L'olio invece cosa facciamo? Prendiamo l'infiorescenza di cannabis, la micronizziamo, la decarbossiliamo fino ad un certo grado, è il medico che ce lo dice, adesso questo lo dirò, quindi facciamo un'estrazione in olio secondo una tecnica, un processo convalidato. Attenzione, il legislatore ha preteso nel 2015 che per ogni preparazione di olio di cannabis noi facciamo un'analisi presso un laboratorio universitario accreditato e quindi forniamo al medico e al paziente quella preparazione con un certificato sensibile al milionesimo di grammo. Quindi il medico lo può dosare come un farmaco industriale. Sa esattamente nella goccia quanto THC c'è e quanto CBD c'è. Siamo ad un livello tale di precisione terapeutica che non ha, è uguale. Ecco perché la preparazione galenica oggi consente al medico di raggiungere puntualmente una posologia, diciamo, quasi perfetta. È molto importante quello che ha detto. Allora, proprio in questi giorni sulle reti nazionali hanno intervistato dei chimici che lavoravano proprio su questi principi, mi riferisco ovviamente alla cannabis, e qualcuno di loro ha detto io ne faccio uso per le mie emicranie, per i miei dolori mestruali, cioè come se fosse stata una cosa normale. Ovviamente un utente ascolta gente che ne parla come se fosse, che posso dire, l'aspirina, no? Messa lì sul tavolo della cucina, e un attimo rimane perplesso. Ma si riferivano alla cannabis di cui ha parlato lei o un altro principio più leggero? Cioè esiste una cannabis light? Non so, cioè ci sono delle cose che possono far dedurre che si riferissero a quel tipo e non all'altro? Sì, allora la cannabis terapeutica oggi in Europa è fornita dall'Olanda in 5 varietà, sono varietà che differiscono dal bilancio fra tetraidrocannabinolo e cannabidiolo. Ricordo che il THC è quello che azione, diciamo, psicotropa, cioè ha un'azione euforizzante ed entra nella sfera dei farmaci stupefacenti. Il cannabidiolo no, viene utilizzato nei fenomeni appunto di dolore, viene utilizzato per esempio con grandissimi risultati nell'epilessia dei bambini farmacoresistente. Questa è la cannabis terapeutica, a questa si aggiunge pure quella italiana, che è prodotta dallo stabilimento chimico-farmaceutico militare, che ha un 7-8% di THC, un 8-12% di CBD, tra l'altro una cannabis di qualità eccellente. Poi c'è la cosiddetta cannabis che contiene meno dello 0,2% di THC, quella è una cannabis di libera vendita. Per che cosa si vende e per cosa deve essere utilizzata? Per uso alimentare, per fare dei biscotti, per fare sostanzialmente delle tisane. È vero che contenendo del CBD può avere un blando effetto terapeutico e a livello di dolori, diciamo, di natura non importante. Come l'emicrania, sì, anche se l'emicrania, dottore Cutro, lei mi insegna che è un male sociale molto sottovalutato, ma è gravissimo. Sì, diciamo, ha un'azione, diciamo, blando sedativa, sì, perché c'è del cannabidiolo, questo è indubbio. Però attenzione, questa è una cannabis, si dice, per uso tecnico, non farmaceutico, perché la cannabis è una pianta così generosa che riesce ad organicare tutti i metalli pesanti che ci sono nel terreno. Allora, la cannabis terapeutica viene coltivata su terreni controllati e con acqua controllata, in serre completamente chiuse, e poi viene prodotta per clonazione. Quindi, trovata una linea genetica con quella percentuale di THC, si clona ed è sempre quella. Ed è sempre quella. La cannabis, diciamo, per uso alimentare, che molte volte purtroppo impropriamente viene anche utilizzata come se fosse un farmaco, assorbe cesio, piombo, cadmio, tutti stronzo, i metalli possibili, è davvero cancerogena, perché comunque è generosa anche in alcuni contesti anche italiani. Nella terra del fuoco si coltiva la cannabis per depurare sostanzialmente il terreno, che è pieno di ogni ben di Dio. Dottore Minacori, c'è carenza di cannabis? C'è carenza di cannabis perché purtroppo la cannabis viene importata attraverso una programmazione del nostro ministero, il quale, ministero, non si capisce bene il perché,
sottovaluta sempre le richieste che ci saranno nell'anno successivo. Perché dico stranamente? Perché comunque gli ospedali, quando fanno la richiesta di cannabis per l'anno successivo, cosa fanno? Si attengono a quanto hanno consumato, aumentandolo di una certa percentuale. Non ci si capisce il perché, tra l'altro il Ministero non la paga la cannabis, la paghiamo noi. Il Ministero è un Quindi non si capisce bene il perché. Qualcuno dice perché vorrebbero aumentare la produzione del chimico farmaceutico per lasciarla in Italia, ma il chimico farmaceutico quest'anno, dopo 100 kg, si è fermato. Figuriamoci che ha fatto una gara d'appalto per comprare la cannabis in Canada e in effetti ha comprato 300 kg di tre varietà di cannabis che arriveranno dal Canada, una società che si chiama Nuvena, attraverso Berlino arriveranno in Italia. Quindi di fatto la sua capacità, ripeto, la cannabis italiana è, dal punto di vista qualitativo, eccezionale, però la capacità produttiva è quella che è. È quella che è. E allora cosa prevede nel futuro, dottore Minacori? Ma ci sono degli studi interessantissimi ormai che si stanno indirizzando verso studi clinici randomizzati doppio cieco, per esempio sulle malattie reumatologiche, sul Parkinson. Sul Parkinson ci sono tantissimi studi, ma soprattutto c'è tanta applicazione clinica. Sulle malattie degenerative in generale, come l'Alzheimer, si usa tanto la cannabis nell'Alzheimer. E le persone anziane cominciano a essere più vigili, cominciano a ricordare, acquisiscono una certa indipendenza di natura importante. Queste cose ce le riferiscono i familiari. Infatti le stavo proprio chiedendo questo. Ce le riferiscono i familiari. Allora, nel territorio chi si riferisce? Vengono in farmacia per comprare... Vanno dal medico, il medico chiaramente prende in carico il paziente. Allora, le diagnosi quali sono? Le diagnosi sono soprattutto il dolore neuropatico, a tutti i livelli, le fibromialgie a tutti i livelli, i problemi correlati alla spasticità sia da SLA che da sclerosi multipla, il Parkinson. Oggi si inizia come coadiuvanti importanti nella terapia del dolore. Si riduce parecchio il farmaco oppioide, parecchio, addirittura del 70-80%. Sappiamo quanti effetti collaterali hanno gli oppiacei, depressione respiratoria, costipazione e quant'altro. Si riesce a ridurre parecchio, addirittura nei casi minori si utilizza soltanto la cannabis. Nei pazienti oncologici? Nei pazienti oncologici il dolore viene trattato abbastanza bene, però da una combinazione THC-CBD, perché sono entrambi. Tra l'altro il cannabidiolo, il CBD, riduce gli effetti, psicotropi del THC, quindi anche questa funzione un po' di... perché molte volte questi pazienti diventano un po' euforici, però hanno tanti effetti così. Per esempio tutti quanti aumentano l'appetito. In un paziente oncologico che comincia a mangiare dopo che viene somministrata la cannabis, quello sembra quasi un... Vabbè, questo è anche un effetto della cannabis utilizzata a livello euforizzante, sì. La cannabis nel suo principio chimico va un po' a distruggere tutto quello che è il nostro apporto vitaminico, eccetera. Anche in quel caso è un danno l'appetito. Parlavo dell'altro tipo di cannabis, l'organismo, lo stomaco richiedono aiuto perché il principio distrugge le sostanze importanti. Sì. E però anche in questo caso l'appetito, che ben venga, mettiamola così. Sì. Nei pazienti oncologici sappiamo bene i dimagramenti dati dalle patologie gravissime che possono, Però, allora, dottore Minacori, quindi lei ha prospettato questa terapia con cannabis come una terapia attuale, efficace e che sta perdurando e che sta iniziando a percorrere un tragitto, di espansione, anche perché i medici stanno studiando, stanno osservando, devo dire che si sono anche presi di coraggio e l'ultima legislazione consente loro... Mi piace questa parola, sono presi coraggio, mi faccia notare un po' questa... È una provocazione. Ma perché il medico, noi lo sappiamo, oggi viene sempre comunque inquadrato in un contesto medico-legale da aggredire, un farmaco off-label... Perché c'è ancora il pregiudizio è un farmaco off-label, quindi il medico deve comunque assumersi la responsabilità. Lo aiuta tanto che comunque il farmaco ha pochissimi effetti collaterali, veramente pochi, devo dire, importanti. Sì, se la titolazione è garantita. Assolutamente garantita, non ne sono stati registrati. Cioè, lei ha detto una cosa importante, importante. È utilizzata anche nella fibromialgia, che è una patologia veramente... Tra l'altro di dubbia diagnosi sempre. Perché sulla polimialgia sappiamo che forse ci sta lì in mezzo il sistema immunitario. Certo. Certezza non ce ne sta. La polimialgia è tutt'altra cosa. Lo so. D'altra parte, però dico la fibromialgia...
così, una base probabilmente psicogena. E probabilmente, ci sta, ma perché la cannabis agisce nella sfera psicogena, nella sfera del sistema immunitario e nella sfera praticamente della trasmissione, diciamo, della muscolare. Esatto, però la fibromialgia non va via, mentre la polimialgia, che spesso viene confusa con la fibromialgia, è una malattia ben definita di natura infiammatoria, che oggi arriva e domani se ne va, anche dopo un anno può andare. Va a guarigione. Sì, anche dopo 12 mesi di tortura, perché è una tortura, immaginiamo, anche prima. Bene. Però il dolore neuropatico, credetemi, oggi è veramente un problema sociale. Un problema sociale, un problema serio. Sociale. Però io adesso una domanda per concludere la devo fare, non so chi di voi due potrà rispondermi. Noi parliamo spesso dello stile di vita, come interferisca e come sia insomma producente patologie, no? nel nostro percorso di vita. E il tabagismo sta ovunque, tranne ovviamente nelle fratture e a quanto pare anche nel morbo di Parkinson. Il fumo è considerato, anzi, un fattore di protezione. Protezione. Perché è considerato così? Spieghiamo. Come il caffè pure. Tra fumo e cannabis. Chi abusa di fumo e di caffè ha meno rischio di contrarre il Parkinson. Ma qual è la di fare il cancro del pancreas? La ratio, qual è la ratio? La ratio è che il principio attivo, la nicotina, e nel nostro caso la caffeina, sono farmaci che appartengono alla stessa famiglia della dopamina, capito? Ecco dove stava, almeno l'abbiamo detto. E allora, non per questo dobbiamo fumare o consigliare di fumare per prevenire il morbo di Parkinson. Comunque allora, volevo fare, se c'è tempo, una considerazione. Velocissimamente sulla... perché abbiamo concluso. Velocissimamente, al di là degli effetti sui sintomi specifici del morbo di Parkinson, cioè il tremore, la bradicinesia e la rigidità, in ogni caso la cannabis farebbe bene perché migliora la depressione in quella malattia, il dolore che fa parte di quella malattia, la nausea che è un effetto collaterale di tutti i farmaci antiparkinsoniani e naturalmente l'appetito, fa venire l'appetito. E un'altra cosa, il miglioramento dell'umore notoriamente trascina anche il corpo a una maggiore vigoria, a energia di movimento, e quindi c'è un meccanismo indiretto. Se voi conoscete un paziente bipolare, per esempio, durante la fase espansiva che l'umore è alle stelle, anche il corpo è molto, molto, molto vigoroso. Certo. E allora, dottore Cutrò, lei è un pro cannabis, è un neurologo che prescrive la cannabis? Sì, sono, a me non è capitato, però condivido, ci sono molti criteri per cui sicuramente la qualità della vita del parkinsoniano potrebbe enormemente migliorare. Ma che bello quello che ha detto, mi sa che domani dietro la sua porta arriverà dello studio qualche prescrizione, dottore. Arriverà qualche prescrizione, ma del resto sulla veridicità relativa all'effetto terapeutico che riguarda la cannabis ormai abbiamo certezze, sì, no? Sì, assolutamente. Assolutamente. E allora un futuro in miglioramento? Ma sicuramente quando ci sarà la possibilità anche nella prescrizione di liberarsi da questo retaggio che il farmaco sia un farmaco utilizzato per scopi ludici, ricreativi, impropri. Allora, con lo studio, soprattutto con la costanza, sempre pregiudizi. Dove ci sono le case farmaceutiche, anche da lì ci sono state delle speculazioni che purtroppo poi fanno credere. Però devo dire, i medici stanno parecchio affrancando. Ci sono adesso dei medici di medicina generale che, dopo aver studiato un po' di normativa, perché poi c'è un piccolo formalismo nel prescrivere la cannabis, ma banale, fatta la prima ricetta, poi diventa quasi un po' automatico, ma cosa importante... Abbiamo imparato l'informatizzazione, che è stata la cosa... La cosa importante è tenere i pazienti, una volta che si sono presi in carico, in continuità terapeutica, che questo problema della carenza di cannabis molte volte ha portato, la notizia di questi giorni, che il Gaslini ha dovuto dimettere 6-7 bambini. Perché senza... i bambini fanno terapia? I bambini fanno terapia, perché allora, intanto ci sono dei risultati nei sintomi dell'autismo, soprattutto quando questi bambini sono molto compulsivi, sono ipercinetici, eccetera, eccetera, si è visto che, ma il Gaslini anche lo utilizzano in terapia oncologica. E quindi questa carenza di cannabis, lei sta parlando di una...
insomma, progettazione di conservazione e di mantenimento, certo, della cannabis, per sempre evitare di rimanerne senza, sì, in un momento in cui c'è, certo, continuità, sì, terapeutica. Anche perché il paziente, quando comincia ad utilizzarla, si sente bene, non torna indietro verso il farmaco. Ma non c'è assuefazione, non c'è, no, poi... assolutamente no. Questo assolutamente è stato, no, studiato? Perché sono, sì, sono dosaggi. Allora, la cannabis ha una dose tossica a 7 kg. Immaginiamo questo, che è impossibile da avvelenarsi da cannabis. Ovviamente. L'assolazione da cannabis non esiste neanche per quella che si fuma nei soggetti che ne fanno uso a livello ricreativo. C'è una dipendenza psicologica. Poi, sì, hanno effetti collaterali perché attivano, slatentizzano le psicosi, questo lo sappiamo, ma a dosaggi molto alti. E soprattutto nei soggetti La cannabis bipolari. Terapeutica, immaginiamo che si dosa, quando se ne prende tanta, 10 mg al giorno, cioè parliamo di, certo, dosaggio. Certo, perché anche volevo ricordare un attimino quando parlava dei soggetti affetti dal disturbo, da disturbo bipolare, sì, che fanno uso di cannabis, da lì tanti suicidi, sì, fra, sì, i giovani, sì, fra gli, sì, individui, sì, sì, insomma ancora che devono crescere, ma questa è una realtà sociale molto triste e ne, esatto, abbiamo anche parlato in trasmissione. Bene, io vi ringrazio, ci avete insegnato tante cose, è bello ascoltare come la scienza faccia progressi e vada avanti e anche rassicurare coloro i quali ci ascoltano che più delle volte c'è tanta confusione fra l'utenza, perché noi medici abbiamo difficoltà a volte ad esprimere e a trasferire quelli che sono gli intenti della scienza medica, non ci facciamo capire, questo è un limite a volte, è la comunicazione. Oggi c'è stata una bella comunicazione e io sono soddisfatta, quindi vi ringrazio. Grazie e io a te. Lascio sempre alla prevenzione, in qualche modo per alcune patologie la prevenzione non sarà purtroppo efficace nel morbo di Parkinson, non esiste, ma per quel che riguarda potrebbe i tumori della pelle, quindi, sì. E quindi potrebbe esistere quando è geneticamente, insomma, esatto, quello di cui parlava prima, con un controllo dei familiari. Però in questo caso la prevenzione è importante, mi riferisco al tumore della pelle. Guardate un po' dove cercare il melanoma. Il melanoma è una delle patologie tumorali più gravi perché in poco tempo porta via la vita a chi la vita in realtà vorrebbe viverla a lungo e tanto. Bene, vi ringrazio e alla prossima puntata. Ciao ciao. Cold nights and long days, we'll stick together, baby, always. Hard luck, baby, good times, I'll take good care of you, don't think twice. Cloudy or blue sky, come shine or come rain.